Un weekend a Valencia, una delle città spagnole più vive e divertenti che ci sono. Nel video di oggi andremo a vedere i trasporti, ovvero come andare dall'aeroporto alla città e viceversa quando arrivi, i trasporti all'interno della città, quindi come muoversi tra i vari quartieri, vedremo dove alloggiare, i quartieri che secondo me sono più belli e comodi per trovare l'albergo, l'ostello o l'appartamento, qualsiasi alloggio tu voglia prendere. E per ultimo, ma non in ordine di importanza, andremo a vedere che cosa fare, vedere e mangiare. Insomma, una sorta di riassuntone per chi vuole cominciare a organizzare un viaggio a Valencia. Ti ricordo di iscriverti al canale YouTube di Viaggio Vero, pulsante iscriviti qui sotto e anche campanella perché in questo modo riceverai gli aggiornamenti. Partiamo subito in quarta perché di roba da dire ce n'è tantissima. Mi raccomando, guarda questo video fino alla fine perché quasi in conclusione ti consiglierò dove mangiare la vera paella alla valenciana. Ma la vera paella, non quella che mangi nel resto della Spagna. Allora, siete arrivati a Valencia, all'aeroporto, e dovete raggiungere il centro della città. Come fare? I modi sono sostanzialmente tre. Il primo è la metropolitana, linea L3 o L5, a seconda di dove dovete andare. La L3 porta in centro storico, la L5 porta nella zona del porto, della Marina Nuova e comunque nella zona litoranea. Il biglietto della metropolitana da e per l'aeroporto costa per la corsa singola ad oggi 1,50€. Se prendete il biglietto di andata e ritorno vi costerà 2,90€. La seconda soluzione per andare dall'aeroporto alla città o viceversa è il bus numero 150. Al costo di 1,45€ vi porta dall'aeroporto al centro città. L'unico problema del bus è che non ci sono tantissime corse, soprattutto nei weekend, non funziona. Quindi è un trasporto che non è che vi consiglio molto. Terza e ultima possibilità, la più comoda ma anche la più costosa, ma se siete diverse persone e dividete, è chiaro che diventa una soluzione assolutamente papabile ed è il taxi, perché essendo l'aeroporto di Valencia abbastanza vicino al centro, un quarto d'ora più o meno, il costo si aggira sui 20 euro dall'aeroporto al centro storico e viceversa uguale, per cui più o meno diventano cifre abbordabili se riuscite a dividere. Una soluzione potrebbe essere, perché anche in questo caso è abbastanza economica e quindi ve la posso consigliare, perché sapete che io le carte turistiche non sono un grande amante perché normalmente hanno costi molto alti che non mi permettono di ammortizzarle se non correndo a destra manca. Però anche nel caso di Valencia, come in altri casi rari in Europa, la tessera ha un prezzo abbordabile. Si chiama chiaramente Valencia Card ed è nei tre tagli 24, 48 e 72 ore. In pratica funziona a ore, quindi dal momento in cui la avviate con il primo trasporto o la utilizzate la prima volta, parte quel lasso temporale. Come dicevo, prezzi super abbordabili perché costa 13,50€ la 24 ore, 18 euro la 48 ore, 22,50€ la 72 ore, ad oggi dicembre 2019. Al suo interno praticamente ha tutti i trasporti pubblici gratuiti, quindi autobus, tram e metropolitana, ha compreso il trasporto da e per l'aeroporto, quindi più o meno tutti i trasporti pubblici sono compresi all'interno della Valencia Card. Ha parecchi ingressi gratuiti nei musei, come la Longia della Seta, che è bellissima, ve la consiglio, sempre comunque, anche senza la Valencia Card, il Museo Faiero, che è altrettanto molto bello, e tanti altri musei sono compresi gratuitamente. Poi, come sempre in queste card, all'interno ci sono delle altre scontistiche per diverse attrazioni ed esperienze, come in questo caso c'è uno sconto per il Biopark, c'è uno sconto per la Città delle Arti e delle Scienze, ci sono sconti per i bus turistici e così via. Piccola parentesi bambini, ti ricordo che sui trasporti pubblici di Valencia i bambini viaggiano gratis da 0 a 5 anni su autobus e tram, da 0 a 9 anni sulla metropolitana. Questo chiaramente con o senza Valencia Card. Ora veniamo al capitolo dove alloggiare. Il mio consiglio primo in assoluto è quello di alloggiare in centro storico. Hai delle strutture comunque abbordabili sia per quanto riguarda gli hotel, sia per quanto riguarda gli ostelli, sia per quanto riguarda gli appartamenti. Quella che viene chiamata la città vecchia, perché poi sei lì e tantissime delle attrazioni sono proprio in quella zona. Un altro quartiere che adoro, che ho scoperto e in cui amo alloggiare quando vado a Valencia è Russafa. Russafa è il quartiere degli artisti, il quartiere un po' alternativo e che è molto molto vivo. Ecco, a me piace parecchio ed è leggermente a sud rispetto al centro storico, ma raggiungibile comunque a
marciapiedi, anche il centro storico, quindi è una posizione molto valida. Ci sarebbe poi anche la zona della Malvarrosa, della spiaggia e del porto della Nuova Marina, ma in realtà io lì non vi consiglio di alloggiare perché, a meno che non vogliate fare vita di mare, e a Valencia magari non ha neanche troppo senso, non è il luogo migliore in cui alloggiare, perché poi vi dovreste sempre spostare per raggiungere il centro storico, Russafa e gli altri quartieri da visitare. Ma cosa vedere a Valencia? Sicuramente, come dicevo, il centro storico, la sua bellissima cattedrale, ma anche tutto il dedalo di stradine del centro storico che si aprono in piccole o grandi piazzette. La Plaza della Virgen, ad esempio, è la piazza principale dove è anche la cattedrale ed è molto molto bella. Tutte le vie che si diramano da lì nel centro storico sono una più carina dell'altra. Il centro storico da una parte era chiuso da quello che era un fiume, il Turia, che è stato deviato e in modo molto intelligente è stato trasformato il letto del fiume in uno spazio verde, in un parco, quindi è un parco lungo il letto del fiume dove si trovano anche, non so, campi da calcio, campi da tennis, luoghi dove fare sport, fare yoga, c'è una bellissima pista ciclabile e pedonabile, è proprio una grande esperienza se la giornata è bella fare una passeggiata lungo il letto del Turia, perché adesso è stato donato a chi vive a Valencia e se lo godono veramente tanto. Due mercati che adoro, due mercati coperti, anche le strutture moderniste sono bellissime, se ti piace l'architettura modernista sono dei gioielli. Il Mercado Central in centro storico e il Mercado de Colón, vai, visitali e magari fermati per pranzo, perché ci sono dei ristorantini, delle possibilità di mangiare prodotti locali a chilometro quasi zero e di alta qualità. Ah, e se non alloggi lì, non dimenticare Russafa, il quartiere che ti citavo prima per gli alloggi, perché è un quartiere ricco di murales, ricco di mercati, ricco di artisti e in cui i prezzi sono ancora più bassi rispetto al resto della città, che già sono bassi. È un quartiere vero al 100%. Quando fai un viaggio a Valencia non può mancare una visita alla Città delle Arti e delle Scienze, capolavoro architettonico creato da Calatrava. Si tratta di una serie di edifici bianchi che racchiudono l'acquario, racchiudono il Museo delle Scienze, anzi il Museo delle Scienze è veramente veramente divertente, il Palazzo delle Arti e altre strutture a costruire una sorta di quartiere bianco super moderno, appunto nato dal genio di Calatrava. Le foto al tramonto da lì saranno spettacolari. E poi te ne ho parlato prima, se il tempo è bello, la Malvarrosa. La Malvarrosa è la spiaggia di Valencia, ma è una spiaggia particolare, una spiaggia molto ampia, molto bella. È stata eletta una delle spiagge cittadine più belle al mondo, quindi una visita merita assolutamente. E per chiudere, ecco la promessa, dove mangiare la miglior paella al mondo. Siamo a Valencia, signori, vuol dire che è qui è nata la paella, perché è vero che la si può mangiare più o meno in tutta la Spagna, ma è come dire mangiare la pizza in altri posti dell'Italia che non sia Napoli. Qui è nata la vera paella, e infatti la paella alla valenciana. E ancora precisamente la paella è nata all'Albufeira, ovvero il più grande lago della Spagna a pochissimi chilometri fuori Valencia. Lo puoi raggiungere con un taxi o con i bus. Bellissimo per gli amanti del birdwatching, però splendido per andare a mangiare la vera paella. Ci sono dei ristorantini nei paeselli a bordo lago che meritano assolutamente, e lì è nata la vera paella. Uno su tutti che ho provato si chiama Mateus. Se invece vuoi rimanere a Valencia e mangiare la vera paella alla valenciana, ma quella veramente doc, spiaggia della Malvarrosa, quasi in fondo alla spiaggia, Casa Carmela, un locale storico. È vero, c'è anche dall'altra parte, più vicino all'inizio della spiaggia, la Pepica, super conosciuta a livello internazionale, c'è stato Hemingway, però io preferisco 100.000 volte Casa Carmela, che è dall'altra parte della Malvarosa. Quindi percorri tutta la pedonale della Malvarosa, ti godi anche la spiaggia e troverai Casa Carmela. Mi raccomando, prenota, perché è un luogo dove difficilmente riuscirai a mangiare senza prenotazione. Questo era un bel riassunto corposo che ti aiuterà a organizzare il tuo viaggio a Valencia. Se hai domande, magari falle qui sotto nei commenti, cominciamo una discussione con anche gli utenti della community che ti possono dare altri consigli. Ti ricordo di iscriverti a Viaggio Vero cliccando sul link che trovi qui sotto, sempre in descrizione. Se vuoi venire in viaggio con me, c'è anche il link per iscriverti alla lista dei viaggi di gruppo. Su Facebook trovi anche la pagina di Viaggio Vero, fai mi piace e diventa fan anche lì. Su Instagram, @viaggiovero, ci sono anche le stories giornaliere dove ti racconto altre cose rispetto a quelle che trovi qui sul canale.
Poi c'è il canale Telegram dove ci sono gli audio mattutini in cui ti racconto qualcosa che mi ha colpito il giorno prima. Sempre parliamo di viaggi. Se questo video ti è piaciuto, pollice verso l'alto. E se non sei ancora iscritto, faccione sorridente, logo di Viaggio Vero. Ciao, io sono Cristiano di ViaggioVero.com.